Vi ricordate di Don Ali, quel ragazzo di 20 anni, originario del Marocco, convinto che gli atti di bullismo siano un lavoro? Ma sì, dai, è quello streamer che va in giro a perseguitare cinesi, bangladesi e bariste italiane. Quello che si atteggia, che fa il duro duro, che è capace di fare lo sbruffone con gli anziani sugli autobus, che odia le mascherine e che sostanzialmente potrebbe passare per razzista se non fosse per il fatto che poi non paga neanche anche un barbiere suo compatriota e scappa via a gambe levate. Recentemente questo bulletto no mask è salito agli onori della cronaca proprio per le sue condotte e la comunità sia di Twitch, di YouTube, ma anche la comunità stessa dei no mask si è rivoltata. Attenti, noi non siamo come questo tipo qui, hanno detto tutti quanti. Sì, anche i no mask l'hanno detto. E poi ognuno ha naturalmente tratto le sue conclusioni. Sostanzialmente tutti i content creator hanno detto che Don Ali non vale molto come streamer, anzi è praticamente uno zero assoluto. Don Ali, dal canto suo, non ha preso benissimo queste brutte recensioni sui contenuti che lui si sforza di fare. Pare infatti che lui si prendesse e si prenda molto sul serio, non capisce di essere un personaggio e avesse reagito a questi pareri negativi in maniera leggermente abnorme. Ha pubblicato delle stories su Instagram, cioè una serie di messaggi più o meno animati, che suonano così. In pratica, Don Ali in tre messaggi riesce a ingiuriare, minacciare, diffamare e a farne anche una questione etnica. Perché se leggete bene il primo messaggio, noterete che Don Ali afferma: "Ti farai umiliare da un marocchino nel tuo paese" e poi prosegue affermando che farà capire chi comanda in Italia. Ora capite bene che di fronte a messaggi di questo tenore qui, un video lo dovevo fare per forza. Ma che tipo di taglio posso dare ai messaggi di qualcuno che insulta, minaccia, molesta e dice di comandare a casa tua? La prima reazione, quella più istintiva, è questa qui. Andiamo a insegnargli un po' di diritto. Sì, rabbia. Ci tengo a precisare che l'arma ovviamente è un giocattolo. La seconda reazione sarebbe quella di buttarla in caciara. Gli possiamo rispondere a tono prendendolo per i fondelli, perché in definitiva solo questo merita un ventenne che sostanzialmente scambia il bullismo per lavoro. E poi c'è naturalmente la terza opzione. Facciamone un video per metà umoristico e per metà giuridico. Spieghiamo che cosa si incorre quando si perdono le staffe e si ingiuria, minaccia, molesta e si diffama su internet. Naturalmente il mio approccio non può che essere questo qui, anche perché ci tengo al tesserino d'avvocato e non me lo posso giocare per un bulletto. Per fare un'analisi semiseria di stampo giuridico, dovremmo per prima cosa accertarci che i messaggi siano effettivamente stati scritti e postati da Don Ali e non da qualcun altro che vuole semplicemente fare una burla. A me sono stati segnalati da un iscritto. Lo stesso iscritto mi ha comunicato alcuni link in cui ci sono diversi streamer che parlano dello stesso oggetto. Ci sono quindi diverse fonti che hanno visto questi messaggi qui. I messaggi che abbiamo noi sono soltanto 3 di 5, ce li faremo bastare. Tutto sommato, benché dobbiamo prenderli con le pinze, sembrerebbe che la fonte sia attendibile. Alcuni streamer affermano che questi messaggi sono rimasti visibili per poco meno di mezz'ora. Evidentemente, Don Ali li ha subito cancellati. O si è reso conto di aver sbagliato, oppure ancora si è reso conto di aver esagerato e ha magari paura che qualche streamer prenda delle iniziative contro di lui. E non sto parlando soltanto di iniziative giudiziarie. Nel primo messaggio il nostro streamer esordisce con un paio di ingiurie. Si sofferma sulla mancanza dei capelli e sul fatto che chi lo critica sarebbe un bippone, perché sostanzialmente fa lo streamer ad una certa età, età alla quale peraltro la madre di Don Ali lavorava e aveva già due figli. Ora, tralasciando che avere un figlio come Don Ali non è motivo di vanto, ma semmai di vergogna, sotto questo profilo Don Ali ha compiuto
compiuto o potrebbe aver compiuto il reato di diffamazione. Voi a questo punto potreste chiedere: ma avvocato, hai appena detto che sono ingiurie, come fa a essere diffamazione? È molto semplice. L'ingiuria di solito è quell'insulto diretto. La diffamazione invece è quella lesione al tuo onore e decoro che avviene in tua assenza. Ora, naturalmente, se ci troviamo al bar uno di fronte all'altro, potrai dirmene di tutti i colori e sarà sempre soltanto ingiuria. Viceversa, se scrivi un intervento su un social, sicuramente compirai diffamazione, perché per l'appunto stai parlando male di me in mia assenza, ledendo il mio onore e decoro. E tra l'altro ci sono più persone che percepiscono questa lesione. Naturalmente non sono fisicamente presenti sui social, però i messaggi arrivano. Per cui tutto questo è diffamazione, ed è anche diffamazione aggravata dall'uso del mezzo, perché naturalmente la diffamazione è rivolta a un indeterminato numero di persone. C'è proprio questa aggravante ed è giurisprudenza pacifica che si utilizzi l'aggravante dell'uso del mezzo, ma caso relativamente raro, questa norma si utilizza in maniera espansiva per reprimere anche le diffamazioni a mezzo internet e quindi social. C'è poi la questione etnica, che sotto il profilo del diritto è difficile da inquadrare. Da una parte, questo tipo di questione, sottolineare continuamente che comandano i marocchini, è proprio tipico di Don Alì. Diciamoci le cose come stanno. Don Alì disprezza gli italiani, ma soprattutto bullizza i cinesi e i bangladesi. Devo essere sincero, se non avesse commesso un'insolvenza fraudolenta nei confronti di un connazionale, sostanzialmente è andato una volta a farsi tagliare i capelli e poi pare che non abbia pagato il parrucchiere, scappando via a gambe levate, mi verrebbe il sospetto che Don Alì sia un tantinello razzista, ecco. Però, ripeto, è un'idea mia. Non ci sono elementi concreti. Molto alla larga sarebbe interessante valutare se almeno nei suoi confronti si possa o meno usare la legge Mancino. Sì, è una legge che francamente a me non piace, perché per l'appunto è costellata da un mucchio di se o di ma. Per esempio, Don Alì discrimina le etnie diverse dalla sua? Sì oppure no? Stilla odio verso i cinesi? Sì oppure no? Ognuno può trarne le sue conclusioni, però sarebbe un tema interessante da approfondire. Non lo facciamo qui. Tra l'altro sapete che io sono garantista, la legge Mancino non mi piace e ritengo che sia pericolosa, fra virgolette, proprio per la sua indeterminatezza. Lasciamo da parte questo argomento e arriviamo all'ultimo. L'ultimo sono le minacce. Perché il nostro pseudo streamer, non lo posso neanche chiamare streamer perché sennò giustamente ci sono gli iscritti che dicono: ehi, io sono uno streamer su Twitch, come ti permetti di dire che Don Alì fa la mia stessa professione o ha il mio stesso hobby? Lui è un bullo, io sono uno streamer. E ragazzi, perdonatemi, avete effettivamente ragione. Cercherò di non cadere in questo equivoco. Comunque sia, alla fine Don Alì arriva alle minacce. Ora, al di là dell'italiano traballante, una delle minacce inizia con: ha insultato la persona svegliata invece che sbagliata, perché si sa, insultare una persona svegliata è più pericoloso rispetto a insultare una che sta dormendo. Don Alì, al di là del fatto che per l'appunto scambia le critiche per insulti, perché nessuno può criticarlo, qualunque critica nei suoi confronti è un insulto, almeno così pare di capire che ragioni lui, il tizio che peraltro non si fa scrupolo a bullizzare gli altri, ma ripeto, chiudiamo questa parentesi, conclude dicendo che bisogna stare molto attenti a quello che si fa e che bisogna guardarsi le spalle. Questa, giuridicamente parlando, è una minaccia. Adesso vediamo il perché, ma prima chiudiamo il discorso analizzando anche gli altri due messaggi. Nel secondo messaggio, Don Alì afferma che diventerà come un cacciatore di taglie e che andrà sotto casa di chiunque oserà insultarlo o mancargli di rispetto. Sì, se tu gli manchi di rispetto, non gli dai le patatine gratis, lui viene sotto casa tua. E cosa pensate che possa fare sotto casa mia? Sporcarmi di sangue lo zerbino? Sì, lo so, ogni tanto l'accento finto meridionale mi scappa, chiedo scusa, ho lo stesso problema anche con l'accento milanese quando faccio il personaggio smargiasso. Chiedo scusa a tutti gli iscritti del sud e qualche volta anche a quelli del nord. Poi, naturalmente, Don Alì precisa che non ti aspetta sotto casa per corcarti de botte, ma che semplicemente ti farà un video, facendoti sparire per la vergogna.
E poi conclude affermando che vivrai la tua vita nel terrore di trovartelo dietro a fare un video, coperto di ansia e di vergogna. E questa sostanzialmente è una minaccia? Secondo me sì. Perché la minaccia normalmente è il prospettare un male ingiusto. Donna Lee sta prospettando il male ingiusto relativo alla violazione della tua privacy oppure a subire molestie. Perché chiaramente avere un bulletto alle proprie spalle che viene a rovinarti la giornata è una molestia e costituisce un fatto ingiusto e quindi passibile di sanzione ai sensi del nostro codice. Qualcun altro potrebbe invece provare a sostenere che Donna Lee non sta minacciando un comportamento ingiusto perché un servizio su di te potrebbe anche farlo. Presumibilmente, se arriva a farti un video, viene a farlo a te perché sei uno streamer e entro certi limiti sei anche tu un personaggio pubblico. Io, francamente, resto dell'ipotesi opposta, o perlomeno privilegio l'ipotesi che la minaccia di venire a stalkerarti sia una minaccia a tutti gli effetti e che pertanto possa essere perseguita. C'è poi da stabilire, ammesso e non concesso, che queste siano minacce vere e proprie o che possano essere considerate tali da pubblici ministeri e giudici, se si tratta di minacce semplici o aggravate. Chiaramente in questo caso la minaccia non può essere presa troppo sul serio. Direi che operando in maniera garantista la minaccia è semplice, nuda e cruda e che quindi Donna Lee, anche in caso di condanna, rischi semplicemente una multa come sanzione. Poi, personalmente, sarà un pregiudizio mio, sono dell'idea che chi produce contenuti del tipo di Donna Lee non naviga esattamente nell'oro e che quindi non sia vulnerabile o sensibile alle sanzioni di tipo pecuniario. Avrebbe molto più senso una condanna a lavori socialmente utili, una messa alla prova o qualcos'altro. Sanzione invece di questo tipo che potrebbe essergli comminata in alternativa al procedimento penale per la diffamazione. Tra l'altro, la diffamazione aggravata dall'uso del mezzo è procedibile d'ufficio, quindi a livello puramente teorico, ognuno di noi potrebbe fare l'esposto alla procura e la procura della Repubblica in teoria dovrebbe aprire un fascicolo ai suoi danni e indagarlo. Indagarlo prima, processarlo dopo. L'idea potrebbe essere questa qui. Naturalmente, per farlo sarebbe indispensabile avere la certezza che questi messaggi siano stati esattamente trasmessi dal suo account a una certa ora in un certo contesto. Donna Lee ha avuto il buon senso residuo di cancellarli dopo mezz'ora, sempre che naturalmente questi messaggi li abbia effettivamente diffusi lui e che tutti gli streamer e i video che ho visto non si basino sulla stessa fonte non attendibile o comunque non provare. Voi cosa ne pensate di questo video? Fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete il video che abbiamo ancora bisogno di crescere. Grazie di tutto e a presto.